Sarebbe una scoperta sensazionale quella fatta, compiuta da alcuni scienziati, secondo cui la Luna sarebbe una costola della Terra strappata in modo molto, estremamente violento. La conferma però arriverà dalle analisi chimiche più raffinate di quelle fino adesso compiute e pubblicate su Nature da un gruppo coordinato da Ku Wang dell'Università Americana della Precisione di Harvard. Le analisi mostrano che la Terra e la Luna hanno composizione identica e di conseguenza quest'ultima sarebbe nata dall'aggregazione delle polveri della Terra strappate dall'impatto di un pianetino che polverizzò e vaporizzò in modo completo buona parte del nostro pianeta. I nostri risultati forniscono la prima prova concreta che l'impatto ha fatto letteralmente vaporizzare gran parte della Terra, così avrebbe detto Wang. I ricercatori avrebbero esaminato più volte i 7 campioni di roccia lunare portati sulla Terra da diverse missioni passate del programma americano Apollo e avrebbero confrontato i risultati con analisi di 8 rocce terrestri che si sono formate nel mantello, ossia lo strato che si trova tra le rocce e il nucleo. Le analisi, che sono 10 volte più precise dei metodi precedenti, avrebbero dimostrato che tutte queste rocce hanno le stesse impronte digitali, cioè hanno gli stessi elementi pesanti del potassio che potrebbe essere nata solo ad altissime temperature come quelle che avrebbero vaporizzato parte del mantello della crosta terrestre. Secondo gli autori, tuttavia, la collisione avrebbe vaporizzato e polverizzato buona parte della Terra, che allora è informazione come capita a un'anguilla colpita con violenza da un martello. Queste misure dimostrerebbero, o meglio, smentirebbero anche l'ipotesi fino adesso prevalente sull'origine della Luna, secondo la quale il nostro satellite naturale sarebbe nato, dalla fusione di materiali sia della Terra sia del pianetino che l'avrebbe colpita. Questo modello, avrebbero spiegato gli autori, avrebbe cominciato a vacillare già dall'anno 2001, quando è stato scoperto che molte rocce della Terra e quelle della Luna avrebbero elementi totalmente uguali tra di loro. Bene, iscrivetevi, commentate e un caro